Ciao. Questo breve video lo faccio per farvi capire che in fin dei conti siamo tutti uguali. Per quanto infatti ognuno di noi possa essere diverso da qualsiasi altra persona, ci sono un mucchio di cose che tutti odiamo segretamente. Per esempio, quando le cose migliori che potevi dire ti vengono in mente solamente dopo la conversazione. Quando la prof non arriva e speri che quel giorno sia assente. Però poi arriva. Oppure più semplicemente quando i tuoi amici fanno così. No. Ma cosa? No. Ma cos'è successo? No. Ma che cosa? Mamma mia. Ma che cosa? No, niente. Parliamo di scuola. Parliamo di quando il professore prende il tuo libro e tu speri che non ci sia scritto nulla di compromettente per non fare brutte figure. Parliamo di quando i prof fanno battute orribili e noi poveri alunni siamo costretti a ridere. Ma parliamo anche di quando i tuoi compagni di classe non capiscono un c***o. Verifica di storia. Oh, che giorno è? Giovedì. Grazie. Oh, hai una penna, cipolle. Per esempio, io odio quando sono sui mezzi pubblici e continuo a levarmi e mettermi le cuffiette perché ho paura che si senta anche da fuori. Quando cammini tranquillamente per la strada con le tue belle cuffiette e c'è un gradino. Tu non lo vedi, ti sembra di cadere in un burrone, ma in realtà è soltanto un gradino. Ma torniamo in casa. Una cosa che mi dà veramente fastidio è il fatto di dover chiamare 300 parenti che non ho mai visto solamente perché è Natale e mi hanno fatto il regalo. E non nulla contro i regali, cioè a me piacciono i regali. Però non so chi sei. Se ti chiamo per farti gli auguri, visto che è Natale, non mi tenere 800 ore dicendomi quanto sia cambiata la mia voce da quando avevo 3 anni, perché ne sono passati 13 e la mia voce è cambiata per forza. E poi non so da voi come funziona, ma in casa mia, quando mia madre parla al telefono con una persona con cui non ha tantissima confidenza, cambia completamente voce. Allora, adesso mi hai veramente stufato, non fai niente tutto il giorno, sei veramente un figlio di... Io fossi in te mi sarei già suicidato, perché non puoi passare tutto il giorno davanti a quei c***o di videogiochi. No, questa è l'ultima volta che ti faccio passare una giornata del genere. Devi iniziare a studiare e fare qualcosa. Guai a te se provi di... Pronto? Ma ciao! Sì, tutto bene, tu? Mamma mia, sì. No, niente, sono qua con il mio bambino ormai... ragazzotto, devo dire. Sì, niente, fa un po' un birichino, fa, sì. Sono ragazzi, nel senso che cresceranno, avranno il tempo di fare le loro esperienze, no? Tutto bene, mamma mia, sì, ma chiamami un po' più spesso, perché mi fa piacere, sì. Ora ti lascio che stavo facendo un po' di romanzina, sai, le solite, da mamma, in quanto mamma, devo... Va bene, ciao, ci sentiamo. Ora io e te facciamo i conti. Le cose che segretamente odiamo tutti sono davvero tante. Per esempio, quando ti viene in mente qualcosa che devi assolutamente fare e mezzo secondo dopo te la sei già dimenticata. O il dolore atroce che si prova quando sei a letto e stai messaggiando col telefono, ma il telefono ti cade in faccia. Quando devo andare a scuola e vorrei dormire fino alle 11 e quando finalmente è domenica mi sveglio alle 7. Spero che questo brevissimo video vi sia piaciuto. Nel caso fatemelo sapere con un commento. Vi ricordo di iscrivervi al carro armato. Scrivetemi nei commenti altre cose che vi succedono spesso e che odiate e che mi sono dimenticato. E niente, il video è finito. Andate in pace.